Puglia ripartiamo. È l'obiettivo di Confimpresa Italia, l'organizzazione sindacale fondata da un gruppo di imprenditori italiani per tutelare le piccole e medie imprese in ambito sindacale, economico, finanziario, tecnologico ed ambientale. A Trani, nel primo di una due giorni di meeting, si è parlato di PNRR, ZES e politiche del lavoro, con l'intento di individuare le strategie da adottare e le iniziative da sottoporre al governo per consentire alle aziende di ripartire dopo la pandemia e la crisi internazionale causata dal conflitto in Ucraina. L'occupazione ha avuto degli incrementi in quest'ultimo mese, soprattutto in materia di lavoratori, di contratti a tempo determinato e quindi anche per nuove imprese che sono state costituite. Questo grazie a alcuni strumenti famosi tipo Ecobonus, che ha dato uno sviluppo all'edilizia, e adesso in quest'ultimo periodo, in questi ultimi due mesi, dopo le aperture delle frontiere, c'è un incremento delle attività dei servizi e del commercio e del turismo che hanno avuto un grande sviluppo. Il meeting, moderato dal giornalista Attilio Romita, ha visto la partecipazione del presidente di Confimpresa Italia Puglia, Vito De Martino, nonché vicepresidente nazionale dell'organizzazione sindacale, che ha puntato l'attenzione sulla necessità di fare rete tra le imprese. In questo momento necessita fare gruppo, fare squadra, bisogna stare insieme per poter sviluppare le migliori idee e i migliori progetti che si possono portare avanti. Imprese che in questo momento hanno bisogno del sostegno delle banche. Questo è un momento cruciale per le imprese. Le imprese hanno bisogno di un sostegno, hanno bisogno di un supporto, hanno bisogno di una vicinanza. Una vicinanza che più le banche di comunità come le BCC, oggi le banche vogliono continuare a essere il supporto di queste imprese che hanno ancora voglia e sentono ancora la volontà di poter rilanciare le loro attività e le loro imprese e ricreare quell'economia necessaria affinché tutti quanti poi possano viverle con maniera più equilibrata, più interessante. Territorio quello della sesta provincia pugliese che vanta tra le maggiori produzioni di olio extravergine d'oliva, di cui l'appello del presidente nazionale dell'Associazione Italiana Frantoiani Oleari, Elia Pellegrino. Le opportunità che ci vengono concesse dai programmi internazionali, quindi dal PNRR e dai vari bandi che si stanno perpetrando in queste settimane, sono delle occasioni davvero irripetibili per un territorio che ha bisogno di migliorare sotto il profilo della valorizzazione principalmente di questo prodotto, ma della valorizzazione altresì e anche quello dei sottoprodotti. Immaginate l'esigenza di produrre del biometano da una biomassa come la Sansa, che in questo momento non trova nella zona della BAT un diretto riutilizzo.